Ciao a tutti amici e benvenuti alla seconda puntata di Retro Reviews. Oggi comincerò questa puntata ponendovi questo quesito: se vi piace la grafica 3D e soprattutto i platform, se vi piace la musica anni 50 e se avete una Nintendo NES, di che cosa sto parlando secondo voi? Beh, è facilissimo, di un titolo che a me mi ha fatto passare ore e ore davanti alla NES: Snake, Rattled and Roll. Snake, Rattled and Roll approda in Europa all'incirca nel 91. Successivamente il titolo poi sarà anche trasportato su Sega Mega Drive. Come dice il titolo stesso del videogioco, Snake, Rattled and Roll è un omaggio al grande Jerry Lee Lewis, ovvero l'autore di Shake, Rattled and Roll, una canzone rock a mio avviso stupenda. Come detto e come vi ripeto, grande titolo, Snake, Rattled and Roll, soprattutto se vi piace la musica anni 50, se vi piacciono i platform in 3D e se vi piace l'azione quasi pura e quasi il giochino maniacale a livello di Super Mario, quel giochino che dovete portarlo a termine quasi forzatamente. Molto semplice da giocare, molto intuitivo, molto sbrigativo, ma veramente, veramente tosto. Wow, talmente bella la sigla iniziale che era un peccato parlarci sopra. Cominciamo subito col gameplay del gioco che come vedete è veramente fantastico. Un gioco che richiama molto gli Adventure of Dolo e Marble Madness, usciti anche loro in quegli anni. Il gioco è semplicissimo, voi siete o Snake o Rattle, che sono i due serpenti, e per poter passare il livello dovete praticamente mangiare queste sfere che trovate, avete appena visto un livello bonus, queste sfere che trovate per poter suonare per aumentare di segmenti, cioè per aumentare di peso e per aumentare di lunghezza, per poter suonare il campanello che vedete lì in alto al fine di far aprire la porta. Ecco, adesso è suonato e il livello è completato. Naturalmente completato a livello record e guardiamo la classifica e passiamo al livello successivo. Altro livello e cominciamo a parlare un po' dei bonus e delle qualità che troverete in questo gioco. Come vedete, se state troppo tempo in acqua, arriverà uno squalo o comunque qualcosa ad allentarvi o comunque a togliervi delle penalità. Il gioco finisce quando perdete tutti i segmenti e anche l'ultimo segmento, cioè voi stessi, serpente, siete morti, oppure quando scade il tempo e sarete schiacciati da un oggetto pesantissimo all'interno del livello. Ogni chiusino, come vedete qua, può nascondere bonus oppure livelli proprio bonus, come questo qua, dove praticamente non si fa altro che mangiare tutte le sfere che trovate per poter aumentare notevolmente di peso e correre subito a suonare campanello al fine di passare il livello in un minor tempo e quindi con un punteggio maggiore. I diamanti conferiscono l'invisibilità. E comunque ogni nemico, come potete vedere qua, può essere sconfitto con numerosi colpi di lingua. Ci sono anche dei bonus che avete visto magari in qualche sezione prima, dove praticamente potete aumentare la lunghezza della vostra lingua, che sono quelle icone con quella specie di lingua biforcuta. Intanto passiamo ad un altro livello, sempre in una tempistica molto rapida, e andiamo a dare un'occhiata al livello successivo. Eccoci qua amici, alle prese con il mitico livello dei cessi, ovvero il livello dove sono i nemici che, come potete vedere, rappresentano la tazza del WC. Avete appena visto che ho appena preso un bonus per aumentare la lunghezza della lingua e qua un bonus per una vita in più. Raccogliamo qualche altra sfera, sempre sotto i chiusini. E state attenti, cioè potete anche ammazzare i nemici come potete vedere saltandoci sopra qualche volta, però poi oppala, compaiono delle lame, stiamo sempre molto attenti a quello che facciamo. Bonus, anche qua velocità aumentata, raccogliamo delle palline e via.
Altre informazioni molto rapide: come avete notato, ad ogni livello cambia la musica e ogni musica richiama la musica anni 50, insomma, proprio come per il titolo del grande Oppala, siamo volati giù. Attenzione, potete anche cadere e perdere la vita, ma si riparte, si suona il nostra bilancia e via. Terminato anche questo livello, c'è questo piede malefico, eccolo qua, tac, anche la vita, via, fatto. Wow, un altro livello molto che mi piace molto, una bella musichetta, molto rapida, sempre i nostri amici cessi, molto difficile, guardate, attenzione, dobbiamo salire a tutti i gradini, eccolo qua, attenzione a questi affari qua, e via, come vedete sempre una musica fantastica ragazzi in sottofondo, un gioco veramente spettacolare, il titolo della Rare che, come vi dico, cioè, questo titolo deve per forza far parte della vostra collezione, perché questa qua non è un gioco, quasi si tratta di una malattia, cioè qualcosa di veramente spettacolare, da giocare, rigiocare, rigiocare e rigiocare un'altra volta. Attenzione alle lame, qua c'è un trabocchetto dietro ogni angolo. Wow, bonus! Ragazzi, puro rock and roll, pura velocità, a manetta proprio, giù. Prendiamo tutte le nostre biglie e il bonus. Attenzione, piovono incudini. Attenzione, perché come tutti i giochi che si rispettano, anche Snake Rattle'n'Roll ha un livello da compiere sotto acqua. Pertanto la gravità non sarà vostra amica, tutte le regole che avete adottato finora sono rimesse in gioco, perché come potete vedere galleggiate nell'acqua. Snake Rattle'n'Roll, sempre mezzo Bibbia Nintendo, cioè la guida ufficiale dalla quale ricavo i punteggi, ha ricevuto 4 stelle su 5. Inutile dirvi che a mio avviso questo qua è un titolo, è un must, deve per forza far parte della vostra collezione. Purtroppo non ho potuto farvi l'unboxing perché mi è rimasto solamente la cartuccia salvapolvere, però come vi ripeto, se non l'avete scaricatevelo per qualche emulatore oppure provate anche a recuperarlo. Non è facilissimo da trovare perché purtroppo non è un titolo che è stato diffuso, cioè che si trova facilmente, ecco. Però non ha neanche un prezzo altissimo, un prezzo più che accessibile. L'unica osservazione che vi faccio è che Snake Rattle'n'Roll è una delle poche cartucce che non riporta il codice, cioè non trovate come sulle altre cartucce PAL A o PAL B e via dicendo. Qua dice solamente NES RJJBB che come codice, comunque questa cassetta funziona benissimo sulla NES italiana. E per avere verifica che la cassetta sia italiana, sempre se qualche furbo non ha sostituito la circuiteria interna o la cartuccia esterna perché era danneggiata, di dietro trovate la descrizione in italiano dove c'è scritto qua caution e qua sotto attenzione, vedetemelo. Spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao a tutti.